ciao a tutti, un bacio a tutti, questo labiale. Faccio così, me se vede, non me se vede, non cambia niente. Tanto ve devo far vedere che cosa ho comprato per magnà, per andare avanti. Ah, prima di incominciare, volevo dire a quelle due o tre persone che velatamente parlano di me, di stare tranquilla, perché io non parlerò di loro. Perché se io parlo di loro, se chiude proprio tutto YouTube, tutto qua, io preferisco guardare e sorridere, anche compiangerle, perché fanno veramente molta tenerezza. Quindi, detto questo, andiamo avanti. No, perché non vorrei che se pensasse che siccome io, ah, che carino, che tenero, pucci pucci, io sia anche una persona debole, de paese, così verace, genuina, ma anche un po' sciapa. No, ho orecchie per sentire e occhi per vedere. Quindi, fino a che si scherza, sono la prima. Se c'è da parlare seriamente, allora scendiamo in campo, ma se scendiamo in campo non so fino a che punto poi vi convenga continuare a fare questi video verità, non so fino a che punto dopo vi convenga. Io arrivo fino a un certo punto, mi dispiace, non sono una persona che fa polemica, non mi piace fare polemica su YouTube, le persone preferisco affrontarle, e fino a quando queste stesse persone continuano a fare questi video velati, passando pure per vittime, io non scendo in campo. Tu scendi in campo guardandomi negli occhi, al limite alzando il telefono. Per video siamo tutti bravi e tutti carini. Nella realtà invece è un'altra cosa. Questa è Erika. Erika è allegra, Erika è molto seria. Erika allegra è quella lì che te la butta lì, se la vuoi capire la capisci. La Erika, quella seria, è tutta un'altra cosa. Pochi la conoscono. Chi la conoscono e chi ha avuto la sfortuna di incrociare la mia arrabbiatura porta ancora i segni. Quindi con questo io chiudo. Ritorno ad essere la Erika che ha un canale YouTube e se deve diventare polemica vado in Parlamento, non è il mio caso perché anche lì sterminerei un macello di gente, quindi preferisco nel mio piccolo fare ta-da, un video spesa. Yeah. Allora incominciamo. Erika, che hai comprato? Che te si magnata? Cosa te scofoni adesso? In questo momento, in questo preciso periodo del mese, ve lo dico subito. Allora, sono andata all'Eurospin perché io ho un'app sul telefono, cioè guardo in giro ma il telefonino è qui, un'app sul telefonino che si chiama Dove Conviene, va bene? Allora, il Come Conviene è carina perché tu in anteprima hai tutti i volantini, ma se in anteprima non te li mettono, Erika. Sono andata a far spesa convinta che fosse finito il volantino precedente, non avessero ancora caricato il successivo, e di conseguenza ho detto e invece c'era il volantino. Una cosa brutta è che andandoci all'apertura ho trovato proprio scaffali vuoti, bancali proprio con tanto di erba secca che rodolava, quindi tante cose non sono riuscita a prenderla, però quello che insomma mi gustava o quello che ho ricomprato dopo tanto tempo, quello sì, l'ho preso. Allora incominciamo. Allora 79 centesimi, insomma, questi grappoli Piccadilly, ste cose qui, insomma, sono veramente buoni. Quindi io questi qua ci faccio col pane, faccio le bruschette, a me mi piace sta cosa. Questo, passiamo di pane in frasca, sto pan brioche è veramente buonissimo, sia per la Nutella rimane veramente dolce, però cosa vedevo di... è uno squishy, cioè cosa vedevo di... è buonissimo, è come fosse un pan carré però dolce. Questo qui con marmellata e burro qua. Io il burro non è che c'è in ciapo, direi che allora con che te ingrassi, fumando vapori, bevendo che cosa, perché non è possibile. Mi stanno ancora studiando, che io in teoria mangio niente, in pratica è un macello. Quindi questo qui è veramente buono, sinceramente a me piace anche vuoto, mangiare vuoto così. Mamma, sono qui, ciao mamma. Poi, per chi non si strozza e non si ingrassa, ho comprato gli ovetti da tenere sul tavolo dentro un cestino che mi piace. E quindi ci tengo gli ovetti, viene qualcuno, spizzica, passo io, non spizzico. Tiè! Non li prendo, non mi piace, non mi dice niente, però quando viene qualcuno a avere il cioccolatino sul tavolo, l'avevo già detto, sta cosa piace molto. Poi, succhi, 99 centesimi, sono 6.
quando si fa merenda, insomma, gusta il zucchettino. Spinaci in offerta, 99 centesimi mi sembra questa busta, che ne contiene, non si saprà mai. Mezzo chilo, dopo quando vai si ritirano, diventa praticamente, cioè fai una polpetta, proprio piccola, 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 quindi questo qui. Poi ho preso, è buono, sembra, sapete cosa, la girella, costa poco e comunque questo io lo tengo in frigorifero perché la nocciola che è dentro si solidifica e diventa tipo un dessert, tipo quasi un gelato, che senza esserlo ovviamente, una mousse, ecco, più densa, e questo qui è buono, ci sono tanti gusti, anche cioccolato fondente, così no, questa qui è buona, proprio tipo la girella classica, quindi questa. Poi ho preso la bieta, questa qui, 1,19 euro, sempre sto 9, ogni tanto, sarà il periodo del 9, cosa vedevo di, questa qui praticamente... superava l'euro di gran lunga, non mi ricordo, ho preso un fascio di bieta, poi per me ci faccio la frittata, ci faccio un contorno col pesce, ci piace. Poi carote, queste non devono mancare mai, ci piacciono proprio, mi piace anche farle sotto al forno, queste qui sono buone, eh? Quindi queste qui, le carote con un po' di pan grattato sopra, sono veramente carine. Kira, amore, fai uscire la chirretta, la folletta, la polpetta. Carta forno. Ho comprato questi fogli pretagliati alla Lidl, non li ho finiti ovviamente, e mi è piaciuto molto la sostanza. E adesso ho provato a prenderli anche dalla Lidl, dall'Eurospin. Amore, c'ha le cuffie. Ah, l'ha sentita. Amore, deve uscire la gatta. Poi alluminio, questo qui 1,19 euro, 1,99 euro, questo 9 mi perseguita, giocate all'8, poi ditemi se va bene, dividiamo. Panini al latte da mettere con la Nutella, questi qua sono buoni, hanno un po' quel sapore non molto dolce, però hanno quel sapore che tanto non te pare del latte, però non c'è olio di palma, non c'è, vero? Non c'è qui! Ma come, andavo tanto fiera senza olio di palma, sicuramente non c'è perché l'hanno messa pure sulla carta igienica senza olio di palma. 79 centesimi, sono adesso sicura del 79, queste insalate che loro tengono nel banco frigo, sono fresche tutti i giorni, arrivano già confezionate, qua ci si mangia in due tranquillamente e mi piace perché questa qui è col mais e questa qui con la cipolla rossa, insomma, e il radicchio, insomma, si ha la possibilità di scegliere l'insalata che più ci piace, quindi la trovo veramente estremamente comoda questa cosa, quindi questo. Pan carré, perché questo è buono non tanto per famosi sandwich quanto per metterli sotto al forno e farci anche i crostini, sono veramente buoni. E questi qui grossi, dopo che te ne sei mangiati due o al massimo tre, ma massimo, te senti sazia e questo qui ti dura parecchio. Quindi questo sono contenta quando prendo queste cose. 1,19 euro, so sicura anche di questo. Lasagna, questo qui io la lesso sempre, non la prendo cruda, tanti mi sembra che questa poi non serva nemmeno pronte da cuocere direttamente in teglia, ma io un attimo gli do una lessata, gli do una mezza cotta, sono veramente buone, quindi questo ci mangiamo benissimo in tre perché sono 10 fogli dovrebbero essere. Non lo saprò mai, però insomma è buono. 99 centesimi, non ricordo, queste c'erano sia classiche che al rosmarino, ho preso queste classiche, a differenza di quello di marca che contiene, perché è divisa a sezione, no? 1, 2, 3, 4, e queste qui ce ne sono due in ogni sezione, mentre in quello di marca mi sembra ce ne siano tre, quindi queste qui due, però va bene uguale, insomma. Poi ho preso lo zucchero perché me l'ero finito, finitissimo, perché io non lo uso, però se devo fare il dolce uso lo zucchero e mi ero dimenticata proprio da un pezzo di comprarlo, infatti ecco la farina, faccio un bel ciambellone, uno per Miki e uno per Giulia, perché a Giulia non piace
arricchito con noci, nocciole, eccetera, eccetera, invece amici sì, e quindi ho preso un pacco, ce l'avevo, uno ce l'ho, quindi sto a posto. Fette biscottate, 1,19 euro, sono veramente buone, si sfaldano subito, però a noi piace anche da mettere sul latte o comunque sul minestrone, sono buone. Quindi queste qui va bene, il pacco è tantissimo, è quello da 640 grammi, il più grande pacco di fette biscottate. Insomma, ci conviene, ci andiamo avanti per un po', anche perché ho comprato già il minestrone, ma l'ho messo già in congelatore perché oggi fa caldo. Il tempo non è bello, all'orizzonte si sta scurando tutto quanto, però, insomma, madosca, queste molliche, però c'è caldo, quindi viene un macello, mi sa, oggi. Poi ho preso di ogni barattolo due, mi raccomando, sciacquateli sempre bene. Ah, infatti questo è rimasto qua, insomma. Fagioli questi qua di Spagna sono buoni per farci l'insalata, veramente buoni. Poi Niki prende i fiocchi di latte, questi qua, io non è che ci vado matta, però sono buoni, sono buoni, ma sono io che non ci vado matta, c'ha quel gustetto aspretto, quel retrogusto del fiocco di latte che non è che mi fa impazzire. La ricotta era in offerta, questa Niki e Giulia. E questa qui, il formaggio, questo qui per spalmare, simile alla Philadelphia, che è veramente molto buono. Crostadine in offerta, sapete che a Giulia piace. Poi questi fagioli rossi americani, questi qui, buoni anche questi per fare un'insalata, ma anche da mettere in mezzo al minestrone per arricchirlo col prodotto fresco, si può fare tranquillamente. Io infatti quando compro il minestrone, quello che c'è, poi aggiungo sempre e metto il prodotto fresco ed è buono, tipo il pomodoro, ci metto il sedano, ci metto la carota, ci rimetto la cipolla, insomma gli ridò un attimino qualche foglia di insalata, a volte quelle esterne sono quelle un po' più dure, ma per fare il minestrone, io parlo del ceppo intero, ma per fare il minestrone va bene così, quindi prendo questo. Poi fagioli rossi, fagioli borlotti e le lenticchie. Questo qui, mi raccomando, sciacquateli sempre bene perché non va. Poi la pasta, me l'ero finita. Questo qui, mezze maniche. La pasta all'Eurospin costa molto buono, molto poco. L'importante è stare dietro alla cottura, per il resto non c'è niente da invidiare. Questi qua, tortiglioni 1 kg, 39 centesimi. Credo sia conveniente sempre e comunque. Io prendo anche altri tipi di pasta, ma quando mi trovo comunque all'Eurospin la prendo tranquillamente, perché se stai dietro alla cottura poi il resto viene da sé, te la fai bene, ecco. Queste le penne rigate, queste qui. E di questa busta è finito, passiamo a questa. Ho preso la pasta sfoglia rettangolare perché sabato ci sarà un'altra festicciola qui in casa, quindi ho preso queste paste sfoglie. Quelle rotonde erano in offerta, non erano presenti, bancale vuoto ovviamente, 49 centesimi costavano. Questo mi sembra 79, 8, no 85 mi pare, 85 mi sembra la base pizza. Vabbè, pasta sfoglia molto buona, a me piace. In offerta c'erano anche le tagliatelle, 65 centesimi, ne ho preso un chilo, uno lo faccio, uno lo conservo. Detergente, questo qui è molto buono. Ho preso i ditalini, questi qui grandi, per farci con le lenticchie, proprio la classica, proprio paciarata così tra di noi, quella classica zuppa, ci piace. Pipe rigate, gli ovettini questi qui con gli animali, non ricordo se 75, ma per dare un po' di sostanza a quegli ovetti là, per non fare solo ovetti, visto che è Pasqua, ho preso questi qua che c'hanno, ma sono carini, anche deve fare un pensiero a qualche bambino, sono carini questi qua, che belli. Quindi questo, e poi mi sono presa 89 centesimi il caffè. Ovviamente io compro più caffè e poi li mescio insieme, lasciando le confezioni a metà. Il sapore è veramente buono, ve lo consiglio, cambia proprio l'aroma, veramente buono. 69-65, non lo saprò mai, ma tanto se magna uguale, la mortadellina che uso per fare i sughi. E per ultimo la cipolla. Anche
questa sotto al forno insieme alla carota, insieme alla patata, una spolverata di pangrattato, olio, sale, anche un pochettino di rosmarino, prezzemolo se ce l'avete, sotto al forno quando si incomincia, se la patata è cotta, la carota è cotta, a parte hanno tutti una stessa sostanza, quasi la stessa tutte e tre, però quando sono cotte che incomincia a fare un po' di bruschettina sopra, sono pronte, sono veramente buon contorno, che non vi dico quanto è buono, con pochi soldi è buonissimo. La spesa è fatta, spero che questo video vi sia servito a voi come a me per andare a fare spesa, cioè nel senso che comunque dice ah che carino sta cosa, la voglio provare, è per questo che condivido i video spesa, perché cioè, no, non è che servono, cioè servono per, secondo me per condividere, non serve per altro, perché se uno dice ammazza rica quanto mangi, solo per questo probabilmente farveli vedere, però il mio intento è un altro. Vi mando un bacio, ciao!